So, naturalmente dal Comitato delle Regioni hanno visto le immagini distribuite dai media e hanno avuto subito delle reazioni, ma ora che vedono il posto l'impatto è completamente diverso, è molto più forte e ci saranno delle ricadute. Ci sono due aspetti, il primo aspetto e più importante è la sofferenza delle persone che hanno subito questa catastrofe e quello che si sta facendo per aiutarli, per ritornarli a fare una vita normale, questo importante lavoro che si sta facendo. E quello che è stato sottolineato dal Comitato delle Regioni è che è importante che la reazione sia il più veloce possibile, in modo da limitare per quanto possibile l'effetto sulla popolazione e la loro sofferenza. E quindi abbiamo operato e stiamo continuando a essere attivi come Comitato delle Regioni, perché anche i fondi di solidarietà dell'Unione Europea, con la solidarietà dell'Unione Europea e degli altri Stati, sia veloce e possa attivare anche i fondi europei che vengono dai fondi strutturali per una maggiore flessibilità e una prontezza di impatto e di intervento. L'altra dimensione che è molto importante è che bisogna pensare già da subito a come prevenire un'altra catastrofe e quindi attivare degli interventi tecnologici satellitari che ci aiutino a limitare ulteriori problemi. Ed è questo che vogliamo fare con questa delegazione del Comitato delle Regioni, con la nostra vicinanza, noi che siamo con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in modo da velocizzare il più possibile gli interventi. Ma bisogna dire che per riassumere il sentimento di oggi è veramente scioccante vedere quello che è accaduto.